una patologia rara, ma quanto? Innanzitutto, anemia plastica di due tipi. Esiste una forma acquisita, che è quella che vediamo in età sia pediatrica che dell'adulto, e poi esiste una forma invece congenita. La rarità, la forma acquisita, è circa dai 2 ai 4 individui per milione di abitanti. La forma congenita, Carlo? Infinitamente più rara. Parliamo di migliaia di pazienti noti nel mondo con malattie costituzionali da insufficienza midollare. Probabilmente c'è una sottostima dei pazienti con questo tipo di patologia che andrà colmato grazie al miglioramento delle tecniche diagnostiche. Anemia plastica acquisita o ereditaria? Quali differenze? Anemia plastica acquisita è una malattia che noi riteniamo prevalentemente dovuta a cause immunologiche. Forse c'è una causa infettiva sotto, non lo sappiamo, ma certamente c'è un coinvolgimento del sistema immunologico che in qualche modo sviluppa una forma di attività autoaggressiva, autoimmune, e quindi provoca la distruzione delle cellule staminali. Invece quella costituzionale, Carlo? La stragrande maggioranza dei casi è una causa genetica, con geni che con l'alterazione di geni che controllano diversissime funzioni, la lunghezza del telomero, il riparo del DNA, e con geni che controllano anche la funzione del controllo immunitario. Quindi delle volte ci sono delle forme autoimmuni che possono essere determinate da cause documentabili geneticamente che favoriscono l'attacco autoimmune. Tuttavia, in circa il 20-30% dei casi, al meglio delle tecnologie in oggi disponibili, non si riesce anche nelle forme costituzionali ad individuare il gene responsabile. Meeting in presenza o piattaforma in remoto? Presenza tutta la vita. Molto comoda la piattaforma da remoto. In questo momento Carla è a Genova, io sono a Roma, però in presenza c'è tutta un'altra condivisione di idee. Quali i principali sintomi dell'anemia plastica? La carenza dei globuli bianchi, rossi e piastrine, e quindi la conseguenza di questo sono le infezioni e le emorragie. Non c'è differenza fra le forme acquisite e le forme costituzionali sotto il profilo ematologico, se non per il fatto che nelle forme costituzionali talvolta, molto spesso, si associano altre anomalie di tipo malformativo somatico o talvolta anche funzionale o anomalie immunologiche. Un paese che vorrebbe visitare? L'Australia. Ci sono già stato, un paese meraviglioso l'Australia. Direi l'Antartide. Quali algoritmi diagnostici possono essere impiegati nella diagnosi differenziale? Noi abbiamo sviluppato un algo, noi intendo dire la nostra unità operativa al Gaslini, che è stato presentato l'anno scorso al congresso della Società Americana di Ematologia, per identificare il percorso di diagnosi della più comune delle aplasie costituzionali, l'anemia di Fanconi, e questo è disponibile sulle fonti istituzionali di tipo scientifico. Ve ne sono diversi disponibili sia per le forme costituzionali sia per le forme acquisite. Dice bene Carlo, perché si tratta di stabilire soprattutto appunto questa differenza costituzionale o acquisita, perché le terapie sono diverse. Quindi Carlo ha un laboratorio a Gaslini in cui riesce ad avere un pannello di geni che ci possono dare una risposta abbastanza precisa. Mattina presto o tarda serata? Sia presto mattina che tardi alla sera. La giornata deve essere lunga, ci sono così tante cose da fare. Concordo con Andrea, se devo però dare una preferenza, io non sono un early bird, preferisco la tarda serata, anche sul piano della capacità di resa professionale. Test diagnostici, quali irrinunciabili? La biopsia osteomidollare, perché ci dice se il midollo è pieno o è vuoto. Concordo, oltre a questo, in linea con quello che abbiamo detto fino adesso, vi sono alcuni test: il test di fragilità cromosomica, il test di lunghezza dei telomeri, che servono appunto a discriminare le forme acquisite dalle forme congenite. Mi permetto di aggiungere recentemente il peso importante nell'algo diagnostico che ha assunto lo screening immunologico, perché vi sono delle forme immunologiche identificabili non soltanto a livello genetico, ma anche a livello di pannello fenotipico, di subset linfocitario, che possono orientare la diagnosi.
un hobby al quale non rinuncerebbe mai. Il telescopio. Finché avevo delle ginocchia che me lo permettevano, il calcio. Da quando purtroppo le ginocchia non me lo permettono più, il giardinaggio. Qualità di vita del paziente, un obiettivo di fondamentale importanza? Cruciale, e che va accompagnato con un'adeguata informazione, cioè fin dall'inizio un paziente che ha una menia plastica va informato che il recupero della sua funzione sarà lento e richiederà molta pazienza, quindi è l'informazione che va data al paziente perché possa iniziare un percorso insieme con noi. Concordo, aggiungo, essendo di parte pediatrica, che l'informazione deve riguardare anche la famiglia, poiché il percorso, che spesso è lungo e talvolta è quello del trapianto di midollo osseo, quindi con particolare intensità di cura, deve coinvolgere la famiglia, che deve essere a conoscenza della lunghezza del percorso, anche del fatto che il cammino quasi sempre va bene, ma purtroppo anche non sempre va bene. Cosa consiglierebbe a un giovane specializzando in ematologia in tema di malattie rare? Io vorrei dire al giovane specializzando in ematologia che lo studio delle malattie rare può rivelarsi assolutamente sorprendente dal punto di vista delle informazioni che ci dà voi sulla fisiologia della emopoiesi, insomma della produzione del sangue, voi sulla patologia, e credo che Carlo sia d'accordo. Totalmente d'accordo, è un campo del tutto affascinante, ma aggiungo anche che la possibilità di essere contributivi dal punto di vista scientifico sulle patologie rare è molto maggiore che nelle patologie molto studiate, proprio perché il campo inesplorato è più ampio. E aggiungo che le malattie rare sono tali finché la gente non le conosce, perché non le studia, quindi quanto più le studia, tanto più sono conosciute e tanto meno diventano rare.